Rosanna, allora, mozzarella sottovuoto di bufala, esatto, appartiene un po'. Senti, sì, un po' il profumo di casa. Profumo di casa, ma mi vedono i miei concittadini, mi ammazzano. Mi dice, che ha fatto? Ha messo la mozzarella sottovuoto, per carità di Dio. Il nome della ricetta. Allora, palla di mozzarella con taglierini al basilico e sfumatura di affumicato. Perfetto. Quindi questa mozzarella del giorno prima, lasciata senza acqua, in frigo possibilmente, e poi il giorno dopo viene messa in sottovuoto. Messa in sottovuoto e adesso la facciamo sciogliere a microonde. Allora, e ti faccio vedere com'è. Non molto stretto, no, perché deve avere, ecco, questa facilità di movimento, in maniera tale che poi la possiamo pressare. Facciamo vedere il motivo, allora, subito. La potenza, al massimo 3/4, che metti di solito? Ah, 3/4, va bene così. 5 minuti, ma ne basteranno 1 e mezzo. 1 e mezzo, allora mettiamo così. Sì. Ok. Nel frattempo. Meno ce la controlliamo. No, perché così non la perdiamo di vista. Non la perdiamo tutta di vista. Tutta la puntata di gira diverso. Nel frattempo abbiamo fatto dei taglierini bellissimi con queste uova belle. Ricche di tuorli. Che caleremo e poi andremo a. No, deve ancora stare ancora. Si è messo paura? Sentivo. E, faremo un pesto molto leggero, solo con basilico e olio. Sì. Un frullatore e vuoi iniziare a fare qualcosa? Ci dividiamo i compiti? Sì. Allora, io cosa faccio? Allora, tu fatti il pesto e i taglierini. Io mi guardo, tengo d'occhio la palla. Perfetto. Di mozzarella. Dovevi prendere questa responsabilità. Allora, sì, sì, Rosanna, infatti, eccola qua. Ristorante Le Colonne. Sì, ristorante Le Colonne, Caserta. Tu, allora, conduzione familiare, no? Si può dire? Allora, si può dire... Gestione familiare. Sì, gestione perché familiare. Perché poi il ristorante è abbastanza grande, quindi solo allora, noi non bastiamo. Allora, dimmi tutti quanti i ruoli. Allora, della famiglia, no? I ruoli della famiglia, sì, cioè mia mamma prima di tutto. Come avevo detto anche altre volte, mio padre è venuto a mancare già qualche anno fa. E mia mamma serve da... Il posto di tuo padre a super... livello professionale chi l'ha preso? Te? Diciamo io. Ma non vorrei usare troppo. No, assolutamente. Vabbè, condividiamo la stessa passione per la cucina. Che poi mio fratello si occupa di tutta, diciamo, la gestione proprio del ristorante, di tutto prima quello che serve per. Prima che devi fare rumore, volevo chiederti una cosa. Dimmi. Quanto costa mangiare nel tuo ristorante? Ma 35-40 euro. Quindi prezzo. Prezzo giustissimo. Più che giusto. Vado col pesto. Sì. Ok, col pesto è a posto. Andiamo subito con i taglierini. Io, sì. Due. Ok. Basta uno, sì. Poi facciamo andare quest'altra padella. Sì, facciamo andare quest'altra padella. Guarda con dell'olio. Perfetto. Sai perché dobbiamo farci la salsetta, la sfumatura di affumicato. Ok, quindi olio d'oliva. Dimmi com'è il territorio, l'olio che si trova. Ma noi abbiamo dell'ottimo olio, abbiamo la Sessana che fa parte dell'Alto Casertano. Poi abbiamo la Caiazzana invece, che è più vicina a Caserta, e è un ottimo olio, ancora in fase un po' di, come si può dire, di crescita. Di crescita. Diciamo così. Alcuni di questi hanno top qualcosa? Riconoscimenti? Non ancora, però sono prossime alla... Senti, per questa pasta all'uovo, che faccio? Metto un pochino di olio per non farla attaccare quando la metto in forno? Sì, appena un po' di olio. Allora, metto all'interno di una bowl. Andiamo solo un po'. Al dente? Al dente. Che domande mi fai? Allora, poi...
ti dicevo, questo qui, io qui ho anche dell'olio, sì, perché noi, per friggere. Sì, perché noi dopo questa palla di mozzarella, dopo che sarà farcita, rimozzata e bloccata in acqua fredda, ci sarà un'impanatura per poi friggerla. Adesso... Allora, questo... Ci facciamo andare il nostro fondo. Il tagliolino, con... eccolo qui. Sì. Se vuoi ti curo questo. Mettere. Sì, curami questo. Nel frattempo... Vediamo la mozzarella a che punto sta. Perché? Spiegami, perché tu hai delle sensazioni, no? Nel senso, sì, vai sempre a sentire con il calore, la morbidezza. Per quale motivo? La devi lavorare in maniera quasi... Si deve lavorare perché se non è abbastanza calda, non la possiamo rimozzare. Forse non troppo, adesso ce li guardiamo subito. Quello che... Rosanna, io sono... Sai che abbiamo fatto? L'abbiamo fatta raffreddare un po' troppo. Troppo fredda? Ma ce la facciamo, io lo so. Vedi? Senti, è pronto la base?